Paolo Grenzi lo vediamo già in abiti di chiusura fiera a lavorare, come sempre, dall'inizio alla fine, una fiera che comunque ha portato delle soddisfazioni non solo personali ma di pubblico, soprattutto un settore che sarà sicuramente il futuro del turismo anche enogastronomico per la nostra zona. E poi c'è l'abbinamento non solo della Via Sacra ma anche per la Via Francigena, un futuro che si sta costruendo. Soddisfatto? Sì, come potrei non esserlo? La risposta è stata numerosa, nutrita già in partenza. Le persone, questi sono ambiti con nicchie certe volte ristrette, a parte magari il food che è già per una sua economia abbastanza avanti, le altre tematiche si nutrono di nicchie di mercato. Il fatto, e quindi la base buona del progetto, il fatto di tenerle insieme, di creare un enorme contenitore e quindi lo sforzo progettuale di tentare di capire quali fossero veramente i punti per tenerle insieme, e quindi gli itinerari e i paesaggi culturali, ha fatto sì che piccole realtà si nutrissero di rimbalzi che sembravano lontani e invece progettualmente si è riusciti a tenere vicino. Sono dell'ultima ora, sono contento del concerto di ieri, del concerto di Andrea, quindi della collaborazione con il Festival Malestate. Sono contentissimo dell'interazione con l'ente fiera, perché io ho raccolto grandissima disponibilità, ringrazio le maestranze della fiera. Io sono, questa cosa del presidente mi sta un po' stretta, è una dimensione alla quale mi devo abituare, io sono più operaio e quindi a loro un ringraziamento particolare perché mi hanno aiutato tanto e mi sono stati vicini. Il bilancio, ritornando alla tua domanda, non può non essere positivo, perché noi eravamo già contenti che con quella raccolta di patrocini non onerosi avessimo trovato la certificazione del progetto ad altissimo livello, soprattutto internazionale. Ed il fatto che questo si sia potuto trasferire al territorio, anche con il momento di stamattina dell'incontro con Città del Bio e che si rendeva portavoce di Restipica e del patrocinio del Lanci, comunicare a quelle che noi consideriamo il database territoriale, che sono le Proloco, come raccogliere una visione internazionale e trasferirla nell'immediato con praticità sul territorio, quali sono i primi step da fare, secondo me sono tutte incontri costruttivi e che non possono non lasciare nulla. Io sono convinto che, per quanto io possa aver inciampato in errori di organizzazione o di qualsiasi tipo, è già una vittoria, perché sono successe cose che io da Foggiano difficilmente ho visto poi tutte insieme accadere. E poi sono contentissimo perché, anche essendo padre di una bimba piccola, aver dato un risvolto pop a quelle che sono le manifestazioni e i riti del sacro che siamo riusciti a portare attraverso le luminarie, con quello che è tutto il comparto economico che gira attorno alle feste patronali, che sono un patrimonio nostro, anche quella che è una nuova realtà che ho incontrato, che è diffusissima, è radicata, è fatta di associativismi, è fatta di volontariato, che sono quelle delle rievocazioni storiche. E per questo ringrazio anche il CERS, il Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, che altra entità con la quale, girando, sono entrato in contatto e sono riuscito a portare a casa. Si chiude questa fiera, ma penso che si stia lavorando già a qualche altro progetto. Cosa c'è in cantiere? In cantiere ce ne sono tanti di progetti. Il primo passo sarà valutare la risposta, anche se non è stata poi esplicitata o che si sia materializzata fisicamente qui dentro, comunque l'Expo e il Festival, già queste due macro aree racchiudono poi una serie di scatole al loro interno. Adesso starà nella progettazione futura quali di queste portare avanti in maniera prioritaria, nessuna di queste verrà esclusa, però sicuramente verrà
verrà dettata una priorità. Adesso ci concentriamo un attimo sul numero uno di Exulted, che è la nostra rivista ed è quella che io uso, non potendomi portare tutto dietro in uno zaino quando vado a fare promozione internazionale. Exulted è importante per quello e deve essere trattata, quella è la perla, quella è la parola ferma che nessuno può più cancellare, ed è l'approfondimento reale di quelle tematiche. A parte quello, ci sono poi tutta una serie di iniziative che spero di comunicare presto e potendo raggiungere tutte le persone, dato che molti con il nuovo accreditamento con le card Fidelity siamo riusciti a censire, quindi ho anche un'idea dettagliata di che tipo di pubblico ha avuto, di quanto sia stato informato, di come preferisce essere raggiunto, e spero di non rientrare nello spamming quando comunicherò qualcosa. Presidente, siamo ormai a chiusura, poche ore ancora per chiudere questa via sacra, una fiera di settore. Il bilancio ovviamente, com'è andata e ovviamente quali sono stati poi i risultati, i vari buyers anche presenti? Ma il bilancio è un bilancio assolutamente positivo. È una grande esperienza, una grande proposta di manifestazione fieristica qui nel nostro quartiere, che sicuramente costituisce una delle pietre sulle quali costruire la fiera di domani. È un bilancio positivo perché c'è stato un grande interesse, abbiamo vissuto momenti di particolare intensità sia per quel che riguarda proprio le emozioni. È stato sufficiente girare i padiglioni per emozionarsi con le rievocazioni storiche, piuttosto che con le campane, piuttosto che con i luoghi sacri e i percorsi sacri, momenti anche di grande intenzione per quanto riguarda i convegni. È stato appena svolto un convegno sulle città del bio, una grande possibilità di rete tra i comuni del nostro territorio. Ieri sera abbiamo avuto la fortuna e il piacere di vivere un intensissimo concerto di Cristiano De André, che ha chiuso anche qui una proposta di concertistica molto importante all'interno della fiera. Insomma, questa fiera dimostra che quando c'è l'iniziativa del privato, che incontra la professionalità, la disponibilità e soprattutto le strutture che una piattaforma come questa può offrire, la proposta è una proposta interessante che muove la gente e muove gli affari. Presidente, si chiudono i battenti di una fiera, ci si prepara già per la prossima. Cosa abbiamo in programma? Ma prima ancora della fiera, noi stiamo già lavorando sulla fiera dell'agricoltura, che dovrà essere una manifestazione fieristica in cui devono esplodere relazioni, questo è il punto. La fiera dell'agricoltura deve rappresentare essenzialmente delle relazioni istituzionali con il mondo delle imprese, perché soltanto questa rete di relazioni può costituire il terreno sul quale costruire una manifestazione fieristica. Ma prima ancora della fiera dell'agricoltura, sulla quale appunto stiamo già lavorando, l'appuntamento prossimo e anche vicinissimo sarà quello dell'incontro con le imprese, così come proposto dalla Regione Puglia, dall'assessore Capone, nel quale incontro fare due domande essenzialmente al sistema imprenditoriale e anche al sistema istituzionale. La prima: quale fiera può essere utile agli interessi del territorio, agli interessi delle imprese? Vogliamo farcelo dire, abbiamo le nostre proposte, ma vogliamo farci confermare le nostre proposte. E la seconda domanda, altrettanto fondamentale, è che cosa ciascuno di noi, ciascuno degli attori, mette sul tavolo per poter rendere ancora più efficace questa piattaforma. Il forum con il sistema imprenditoriale e il sistema istituzionale sarà prossimo, lo stiamo già organizzando d'intesa con la Regione, e costituirà un momento di assoluta importanza per la programmazione della fiera del futuro.